ingredienti che ci occorrono per 4 persone sono 500 g di lenticchie giganti, 3 carote, una cipolla, peperoncino quanto basta, olio a QB e un dado che puoi sostituire ovviamente con del brodo vegetale. Mia madre oggi ci spiega come fare le lenticchie, la zuppa di lenticchie, Esatto, giusto? zuppa di lenticchie con le carote. Io faccio con le carote le lenticchie perché le preferisco in questo modo, sono Anch'io le più faccio così. leggere. Essendo che oggi è l'ultimo giorno del 2019, le lenticchie dovrebbero essere accompagnate dallo zampone. Cotechino. Cotechino, si chiama zampone anche Esatto. in italiano. Praticamente io non amo lo No, zampone, non mi noi non amiamo piace. la carne. No, nel genere proprio. Che viene accompagnato appunto da queste, dalle E qui abbiamo messo 500 grammi di lenticchie, sono quelle grandi, lenticchie. Sì, e giganti. 3 carote. Ora portiamo a bollore, dopodiché continuiamo con la preparazione. Mia madre sta tagliando la cipolla, sta tritando finemente la cipolla all'interno di una pentola, come vedi, molto ma molto capiente, perché poi le lenticchie si sa che crescono una volta cotte. E dicevamo con mia madre che ci sta anche benissimo il sedano, che però mia madre non No. ha. Giro d'olio. Abbondante olio. Eh sì, perché sono tante le lenticchie. Già direttamente metto il dado. Yes. È una ricetta molto semplice, ma vengono veramente buonissime e saporite. Carissima Irene, Cioè. dobbiamo prendere le carote, Yes. toglierle dalle lenticchie E tagliarle. e sminuzzarle, essendo che sono state bollite, sono molto morbide, dovrebbero rompersi con Sì, facilità. perché se si mettono direttamente all'interno No, della pentola ci no, vuole di più per no, cuocersi. è meglio così. Vediamo se le ho prese tutte. Intanto qua sta soffriggendo Esatto. e la cipolla si sta imbiandendo. Aggiungiamo Le carote, che mia finalmente. madre ha schiacciato con la Esatto. forchetta. Il mio è un peperoncino abbastanza forte, quindi Però diciamo a noi piace. certo, metà cucchiaino. Anche perché L'acqua, essendo che è stata assorbita nella si deve bollitura, si deve riaggiungere riaggiungere e adesso. coprire, sì, Ora e riaggiungo. coprire. Però è importante che l'acqua, Sia molto più importante, in su. deve coprire, ma deve essere calda. Perché se io in questo istante, che è una cosa fondamentale nella cottura, io aggiungessi l'acqua fredda, blocco la cottura e le lenticchie non si cuociono. Ok, brodo quindi. Sì, acqua Però brodo. qua non c'è bisogno del brodo perché mia No. madre ha già messo il dado. Stavo dicendo siamo pronti per aggiungere l'acqua, mi ha preceduto la mia mamma. Va Possiamo. bene l'acqua così. Sì, per Quanto adesso sì. deve cuocere, mamma? Erano già precotte, quindi facciamo 20-25 minuti. Se ovviamente l'acqua durante la cottura si asciuga, puoi tranquillamente aggiungerla. Però non esagerando, perché più ne aggiungi e più diventano sciape. Ma nel fatto che poi tu aggiungi l'acqua, controlli la sapidità se c'è. Esatto, certo. Capito? Non c'è. Bisogna sempre Certo. assaggiare, come in tutti i piatti. Assaggiamo, Esatto. vediamo come sono venute le lenticchie della mia mamma. Buone, belle saporite e belle piccanti, come piace a me. Quindi mamma è bravissima. Grazie e auguri a tutte. Auguri!